Il 29 agosto del 2020 si è tenuta qui a Bianchi la presentazione del libro Momenti di Covid-19, grazie all'organizzazione dell'ASD Giovanile di Bianchi col suo presidente Orlando Fazio. Io sono Valentina Perri, assessore del Comune di Bianchi, con delega al turismo, alla promozione del territorio e allo spettacolo. Ovviamente questo periodo ci ha creato dei problemi per quanto riguarda, diciamo, le mie deleghe sulle manifestazioni che erano state organizzate per il periodo estivo. Noi a fine giugno avevamo iniziato ad organizzare un piccolo manifestino con degli eventi da poter proporre poi nel periodo di agosto e inizio settembre, e piano piano, giorno dopo giorno, abbiamo iniziato ad eliminare i programmi che erano stati fatti a causa del Covid-19. Le uniche manifestazioni che sono riuscite in qualche modo sono state la presentazione di due libri, un torneo di PlayStation organizzato dall'associazione Fenice Bianca di Bianchi e oltre a questo il prete Don Giuseppe Trotta insieme alle suore all'inizio del periodo estivo ha organizzato un oratorio estivo per quanto riguarda i bambini più piccoli, per cercare di tenerli comunque impegnati in qualche modo. Le manifestazioni che sono state effettuate in questo periodo, anche se sono state poche, sono state comunque svolte nel rispetto delle normative del Covid, in quanto abbiamo allestito uno spazio aperto con il distanziamento, la misura della temperatura, abbiamo registrato le persone che comunque rimanevano all'interno dello spazio circoscritto, quindi in qualche modo noi abbiamo cercato di dare un segno e organizzare qualcosa, anche se purtroppo è stato poco, volevamo fare molto di più. Una manifestazione sentita che abbiamo dovuto abbandonare come idea, ma la faremo fino, spero, mi auguro, prima della fine dell'anno, era la manifestazione per il ringraziamento di tutte le persone che si sono adoperate nell'aiutare la cittadinanza di Bianchi nel periodo del Covid. Dovevamo organizzare una giornata per ringraziare coloro che hanno prestato servizio volontario per gli anziani, per le persone sole e in più per alcune persone che hanno fatto delle donazioni come mascherine, disinfettanti, guanti. Ringrazio il dottor Enrico Sarli per aver raccontato questo suo vissuto nella zona rossa, perché noi, grazie a Dio, ce la siamo cavati con poco, abbiamo comunque ascoltato quello che veniva detto nei telegiornali, ma a Bianchi per fortuna non ci sono stati casi, quindi lo ringraziamo per aver portato comunque un vissuto della sua zona rossa.